professione? Creator, un podcast di Arianna Chieli. Ciao, io sono Arianna e questo è Professione Creator, il podcast che racconta il dietro le quinte della creator economy attraverso la voce dei suoi protagonisti. Oggi qui con me c'è un ospite eclettico, che è uno stilista, uno storico dell'arte, un po' uno scrittore e che ci ha molto affascinato attraverso i suoi tour militari per Milano. Benvenuto Lorenzo. Grazie, grazie mille Arianna. Prima di tutto ti dico, pensa a una canzone, non me la dire, tu pensaci e basta e poi ci torniamo su questa cosa qua, qualcosa che ti rappresenti. Ok, ce l'ho, vai. Buona. Io qua ho una cosa, un oggetto, un feticcio, un oggetto che ti rappresenta, è un kilt. Perché ti rappresenta? Perché, come hai detto tu, sono un po' eclettico, quindi mi rappresenta questo modo di essere e nella mia testa quando penso a una cosa o desidero tanto un oggetto, un indumento, anche solo qualcosa di molto semplice come può essere appunto visitare un posto o un luogo del cuore, il kilt è diventato proprio una parte essenziale di me, quindi nel mio modo di vestire il kilt si è insinuato così bene che sembra che lo porto da quando sono nato. E dopo un po' di anni che ci pensavo ho trovato il mio kilt perfetto e te l'ho portato qui con me. Questo è un vintage bellissimo trovato a Bologna a 10 euro, e lo indosso con naturalezza, almeno così mi dicono, in un modo che magari spesso può essere anche un pochino travisato, no? Perché sai che comunque nell'ambito moda qualcuno può indossare qualcosa ma gli altri possono vederlo in un modo un po' particolare, e in realtà io lo indosso come qualsiasi altro indumento, quindi anche se all'inizio mi guardavano un po' strano per strada ho capito che in realtà mi faceva stare bene ed è diventato proprio qualcosa che spiega come mi piace vestire e perché. E adesso non ti guardano più in maniera strana quando lo indossi, o magari non te ne frega più niente. No, allora, da una parte non me ne è mai fregato niente, dall'altra secondo me mi sembra quasi di averli educati, tra virgolette, senza presunzione ovviamente, però nel momento in cui vedono un ragazzo con la gonna, il kilt, e lo spieghi, secondo me poi si abituano, e quindi mi è capitato tantissime volte anche di ragazzi che mi dicono ma che bello, sai che non ci avevo mai pensato, lo voglio anche io, quindi per me questa è una cosa che è diventata poi bellissima dall'altra parte. Lorenzo, tu hai scritto un libro recentemente, Milano Mon Amour. Com'è il tuo rapporto con Milano e perché Mon Amour? Ogni tanto la ami, ma ogni tanto la odi anche, lo scrivi. Sì, la amo, la posso anche sgridare, come dico spesso. Il mio rapporto con Milano è intrinseco con me, proprio con la mia storia, perché appunto da parte di mia mamma siamo tutti milanesi doc, anche se io sono nato a Roma perché invece la parte di papà è romana. E quindi quando venivo da bambino per me era un mondo molto strano, particolare, completamente diverso da quello che poi vivevo a Roma. Poi quando sono tornato, che da bambino ci siamo trasferiti qui in provincia, ho cominciato a riviverla, ma sempre con un occhio di traverso un po', perché proprio storicamente la mia famiglia da una parte l'amava, dall'altra la odiava un po'. Mia mamma era scappata che aveva 20 anni da Milano, quindi a un certo punto proprio aveva un rapporto difficile con la città. E invece io l'ho riscoperta poi anche attraverso gli studi che ho fatto, perché ho studiato storia dell'arte, quindi mi sono reso conto che lo stereotipo che si racconta di Milano e si raccontava soprattutto ai miei tempi era completamente diversa rispetto a quello che viviamo adesso, sì. No? Quindi una città internazionale, comunque dove gravitano davvero tantissime esposizioni d'arte, tantissimi eventi culturali. Invece quando ero bambino io, già Milano era la Milano strascicata degli anni 80-90, dove era tutto business o moda, però già il prêt-à-porter magari, non l'alta moda che invece si faceva altrove. Quindi l'ho riscoperta attraverso gli studi e poi devo dire che quando mi sono fermato qua, perché ho capito che il mio destino era qua, l'ho amata tantissimo, l'ho riscoperta nei piccoli angoli e nelle cose da fare un pochino diverse rispetto a quello a cui magari siamo abituati. A me sembra che tu tiri fuori la meraviglia di Milano, è proprio Milano meraviglia la tua, te la senti questa cosa qua?
ci provo, me lo dicono in tanti e ogni volta rimango un po' sorpreso perché non mi sembra di fare qualcosa di così trascendentale, però quello che mi piace fare, poi ammetto che forse mi viene bene perché altrimenti non sarei qui a parlarne con te, è proprio far vedere qualcosa che magari non si coglie nell'immediato, quindi che sia un palazzo, una facciata, una via, mi rendo conto che tanti mi seguono perché magari non hanno quell'occhio allenato alla bellezza che invece noi incontriamo tutti i giorni. Sarà perché ho studiato storia dell'arte, sarà perché appunto anche per la mia famiglia, che loro sono sempre stati abituati a farmi notare le cose belle soprattutto. Grande fortuna, devo dire. Esatto, le case in particolare, mia mamma è una fissata delle case come me, e quindi devo dire che questa cosa mi viene molto naturale e la trasmetto agli altri, ed è per quello che poi il libro si chiama Milano Mon Amour, perché davvero è una città che amo tantissimo, anche se oggettivamente so riconoscere anche i difetti, quindi l'amore è anche quello, è proprio un rapporto a due, non so come dire, una relazione. Senti, ti riconosci nel termine creator? Per te che cosa vuol dire essere un creator digitale? Questa è una bella domanda, perché a volte mi riconosco, altre volte no. Capita tantissime volte che mi dicono che è mio terrore, che lavoro fai? L'influencer, l'influencer non è una parola che ti piace, secondo me. Allora, io lo dico perché è trasversale, no? Chiunque, anche chi non fa parte di questo mondo, capisce la parola influencer ormai, perché siamo abituati ad aver notato questa figura professionale e ad aver capito più o meno che è un lavoro. Però dall'altra parte purtroppo a volte ha una presa un po' negativa, quindi devo spiegare in che cosa sono focalizzato, quindi nel momento, ed è una cosa strana perché appunto io dico influencer, chi non mi conosce dice ah vabbè ok, questo farà i selfie, non lo so, i selfie andrà agli eventi. Però quando io dico che mi occupo principalmente di arte e cultura, allora è come se si rilassassero, che però è una cosa un po' sbagliata, perché non è che ci sono categorie di influencer più o meno buoni e cattivi, no? Cioè, ognuno ha trovato il suo focus. Solitamente sì, dico creator perché credo che nella parola stessa si nasconda poi tutto quello che è dietro le quinte, anche tutto il background proprio socioculturale che cerchiamo di trasmettere. Poi che uno sia specializzato più nel food, più nel lifestyle o moda, allora insomma viene dopo, conoscendo proprio il lavoro che fa. Però sì, mi riconosco, anche se a volte mi hanno detto per esempio divulgatore artistico, però non mi sento di dirlo perché mi sembra una cosa troppo grande rispetto a quello che faccio io, quindi lascio che facciano gli altri a volte. Evangelist, restiamo umili. Esatto. Senti, tu sei attivo su molte piattaforme, la newsletter, ce l'hai ancora il blog? L'ho trasformata nella newsletter. È lì un po' sedimentato. Okay. Hai un podcast anche tu, sei su Instagram, su TikTok, incredibilmente. Sì. C'è una di queste piattaforme dove ti senti più a tuo agio? Allora, devo dire che negli anni sono passato da tutte le piattaforme. Io prima avevo Twitter, poi c'è stato un periodo che lo trovavo proprio tossico, avevo un rapporto sbagliato, quindi nonostante avessi una community comunque attiva e forte, a un certo punto ho deciso di chiuderlo, perché non mi rappresentava più, era come se fosse una fase della vita terminata. E adesso con TikTok da un annetto sono lì che mi diverto e devo dire che ho trovato un mondo che sicuramente non sovrasta Instagram per quanto mi riguarda, però ci investo nella creatività più immediata, più spontanea. Non sono lì che mi faccio mille progettualità e mille considerazioni, sono molto più vabbè, mi piace, lo posto, ho il video sul telefono, lo posto. Mentre su Instagram è già una costruzione molto più professionale, più pulita, che è come se fosse un po' il mio portfolio. È molto estetico di fatto il tuo Instagram. Sì, perché è curatissimo, ma perché di fatto a me piace fare le fotografie, mi piace scrivere bene, mi piace anche trovare contenuti di questo tipo quando sono lì da utente vero e proprio. Ed è meno immediato poi Instagram per quanto mi riguarda rispetto avevo a TikTok. Avevo letto un tuo post in cui spiegavi che il tuo Instagram è casa tua e quindi ci metti la stessa cura che riserveresti ad una casa, lo trovo
bellissimo, esatto, questo pensiero. No, lo dico spesso perché è come se facessi venire delle persone a casa mia. Certo. E allora sono lì che capisco dove mettere il vaso di fiori, dove mettere il cuscino, ma non in un modo che non mi appartiene, perché devo dire che negli anni ho raggiunto proprio un approccio a questa piattaforma mia. Quindi mi piace, ci lavoro, ci sudo, ci passo veramente le ore, sì, però nello stesso tempo ho anche momenti in cui mi devo allontanare e mi allontano. Quindi come per Milano, la stessa cosa, ne garantisco sia i pregi che i difetti. Senti, che rapporto hai con la tua community? Bellissimo, devo dire che sono molto molto fortunato perché ci siamo trovati, quindi sento proprio che hanno capito di come mi devono rispettare, come io poi posso rispettare anche loro, e soprattutto la cosa bella è che siamo cresciuti insieme, perché ci sono tanti che mi seguono dai tempi del blog. Io ho aperto il blog nel 2009, quindi fai te, sono tantissimi anni. Alcuni appunto hanno visto tutte le fasi della mia vita, no? Io che scrivevo, che ero studente, poi sono andato in Spagna a fare l'Erasmus e poi sono venuto a Milano a fare lo stage. Insomma, mi hanno visto crescere in tutte le fasi, dallo studio alla perdita del lavoro alla realizzazione in questi anni del lavoro che svolgo adesso. Quindi è come se fosse una grande famiglia, sento proprio un supporto che, ammetto, mi commuove sempre. Sai che davvero quando la community c'è la senti, ti inonda d'amore in determinati momenti. Sì, sì. Ma anche in delle cose che io dico sono molto sciocche, non so come dire. Anche dei traguardi che per me sono dei traguardi importanti, ma non è detto che lo siano per loro, perché va bene, gli piace Lorenzo, lo seguono, faccio compagnia tutti i giorni, però non è che sono uno di famiglia. Invece proprio loro mi scrivono come se fossi una persona che conoscono benissimo, di cui si fidano e che negli anni ha portato loro un qualcosa in più, un valore. Raccontami quella cosa delle cartoline che fai. Sì, e tra l'altro anche questo è un modo che ho molto spontaneo, perché non è nato secondo una strategia. Scusate. E le cartoline sono nate perché io amo la cartolina, no? Mi ricordo quando da ragazzino le mandavo a tutte le mie amiche, tutti le incontravo, anche magari sai al mare, poi loro vanno a fare un'altra vacanza e dico mandami la cartolina. Però adesso le cartoline, sì, le mandi agli amici, però ho detto mi piacerebbe scrivere alla mia community, però ovviamente non è che posso scrivere a tutti, e quindi ho fatto una sorta di scambio, per cui io ogni tanto faccio una story in cui scrivo mandatemi per messaggio il vostro indirizzo, e poi sta lì 2 minuti, 3 minuti al massimo, chi mi risponde io mi segno l'indirizzo e mando una lettera, una cartolina a seconda dei viaggi che faccio. E poi ho detto mi piacerebbe però tanto che rispondessero anche loro a me, e quindi ho aperto una casella postale, ovviamente perché per privacy non potevo dare l'indirizzo a tutti perché ne sono abbastanza geloso, e sono stato inondato di cartoline, di lettere, di biglietti di auguri di Natale. Ma è meraviglioso, è bellissimo. Sì, 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 io vado alla cassetta in Cordusio, vado, quando passo di lì ho sempre le chiavi vicino a me in tasca o nella borsa, quando passo di lì vado ad aprire e trovo la cartolina da Verona, Bologna, Amsterdam. Una ragazza per esempio mi ha scritto dicendo che stava andando, mi ha scritto quindi da Verona se non sbaglio, che stava andando a Berlino a trovare il suo fidanzato facendo una sorpresa, quindi io sapevo del prima ma anche del dopo perché mi ha mandato la cartolina per dirmi che la sorpresa era riuscita. Che cuore, no, bellissimo. Bellissimo. Senti, invece torniamo un attimo a parlare di una cosa che ci accomuna, il vintage. La amiamo profondamente entrambi. Tu hai una storia di famiglia legata alla moda. Da dove ti arriva tutto questo grande amore? Il tuo video più virale su TikTok riguarda delle borse di tua nonna, giusto? Sì, sì. Okay. Sì, perché la famiglia di mio padre ha sempre avuto dei negozi di tessuti dal mio trisnonno a Roma. E quindi io sono cresciuto nei tessuti, loro facevano tessuti alta moda e prêt-à-porter e hanno lavorato davvero con grandi stilisti, in particolare uno era molto legato alla famiglia ed era Valentino ai tempi, quindi si parla proprio di quando Valentino è arrivato a Roma da Parigi e con mio prozio ha cominciato a fare poi l'alta moda e ci sono tutte le campagne degli anni 70-80, bellissimo. Poi hanno lavorato con Ferré, con Milachon, un po', insomma,
i grandi dell'industria moda dei tempi. Quindi io sono cresciuto tra i tessuti, vestivo con i tessuti Liberty da bambino, avevo tutto fatto su misura, ero un bambino molto fortunato e quindi la moda l'ho un po' respirata da lì. Poi ovviamente anche grazie ai miei studi, perché ho studiato storia dell'arte, ma mi sono specializzato nella moda della Belle Époque, quindi ho fatto proprio tutto un settore sulla storia della moda, che poi ho anche raccontato su Instagram intorno al 2018-19. Ho fatto proprio come se fosse delle puntate, no? Da Maria Antonietta sono arrivato fino a Fiorucci. Quindi ho fatto veramente Elio, 150 l'hai conosciuto? Hai fatto in io tempo? No, non ho avuto questa fortuna. L'ho intravisto un paio di volte, però il bello poi della moda italiana è proprio anche la storia che c'è dietro di queste genialità che spesso non vengono magari approfondite, no? Quindi uno pensa a Fiorucci, pensa sì ai jeans, alla coda del negozio, però è stato davvero una colonna. Quindi anche quel modo lì di raccontare la storia della moda, ricordo che la mia community era impazzita perché poi le avevo tutte raccolte in ordine, era stato un bel lavoro. E poi appunto tramite i tessuti comunque ho sempre avuto questo feeling con la moda, il vestire, anche da ragazzino cercavo sempre le cose particolari, magari andavo a scuola con una maglietta che non avevano gli altri perché ci avevo cucito sopra un'altra cosa, ma facevo delle cose un po' matte e già andavo nei mercatini, perché mi ricordo da piccolissimo mia mamma già andavamo a Roma banalmente a Porta Portese tutte le domeniche, poi c'era un bellissimo mercato al Villaggio Olimpico e avrò avuto 6-7 anni, era qualcosa che si faceva con molto con un piglio davvero spontaneo, non era una cosa costruita. C'erano all'epoca però chi ti guardava male ai tempi, mi ricordo mia mamma lo diceva sempre, perché le signore della Roma Bene era impossibile che dicessero che quello era vintage, però in realtà le vedevi andare a smucinare nei mucchi al Villaggio Olimpico per i vestiti tirolesi che poi portavano a Cortina, capito? Quindi c'era tutto questo mondo. E da sempre, da ragazzino, andavo nei negozi a Milano il sabato pomeriggio, Viale Papiniano, cioè, è proprio, fa parte di me. Ascoltami, adesso parlare di genderless, di fluidità, di approccio diverso alla sessualità è un po' più facile anche grazie alla Z Generation, però tu lo fai da una vita, insomma sei stato uno dei primi, hai anche tranquillamente dichiarato la tua omosessualità, è stato difficile? No, nel senso che io sono stato molto fortunato in primis ad avere supporto in famiglia, quindi quando ho fatto coming out avevo 17 anni e già avevo raggiunto una maturità proprio di sensazioni, quindi non è stato difficile, non sono mai stato discriminato nel mio ambiente e quindi per me è stato veramente un passo di svolta, perché da lì poi è stato tutto in discesa, devo dire. Quindi più il tenerselo dentro all'inizio quando sei insicuro, incerto, più che poi il supporto che ricevi dagli altri che ti fa sentire comunque adatto all'ambiente e a quello che stai vivendo. Sui social devo dire no, non ho mai avuto problemi, chi mi conosce lo sa, non ho problemi a dichiararlo, sanno tutti con chi sto, da quanto tempo, hanno vissuto proprio in diretta il tuo amore, l'abbiamo vissuto, esatto, proprio tutti i primi appuntamenti, all'epoca li raccontavo su Snapchat, pensa a te. Me lo ricordo, esatto, quindi sanno tutti quando ho lasciato lo spazzolino a casa di Luca la prima volta e quindi devo dire che su quello sono stato molto, molto spontaneo, ma anche molto amato. Forse hai trovato proprio una community, chi si somiglia si piglia, sì, in qualche devo dire modo. Sì, perché poi io odio le polemiche, quindi loro sanno che con me non possono fare polemica, che io faccio un passo indietro e dico ok, falla tu da solo. Bene. Se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che vorrebbe fare il nostro mestiere, quindi vorrebbe fare il creator, adesso, iniziando ora, che cosa gli diresti? Di non sgomitare, di viverla molto serenamente, perché altrimenti diventa frustrante, perché come ho spiegato tante volte, secondo me il bello di questo lavoro è innanzitutto il rapporto che crei con delle persone che fanno il tuo lavoro e che gravitano in questo mondo, in cui si possono trovare grandi sinergie e delle amicizie reali.
Dall'altra però chi è portato magari a subire la frustrazione di non arrivare a quel traguardo, di non fare quella campagna, di non essere il volto di quel brand, di non essere considerato per quell'evento, può essere tossico. Quindi secondo me ci deve essere il giusto modo, senza troppe strategie all'inizio, perché altrimenti sembra tutto costruito a tavolino. Invece il bello delle nostre community è anche che si sono evolute piano piano, quindi io sono stato fortunato perché appunto sono cresciuto piano piano e vedo tanti che magari crescono di botto, adesso si ritrovano davvero con 1 milione in un mese, e ecco, forse quella cosa lì può essere troppo rispetto a poi come sono io di carattere, quindi io preferisco step by step e consiglio quel percorso, così anche di vivere le cose con un'emozione e una gratitudine che altrimenti non potresti rischiare di non avere. Io direi che ascoltiamo la canzone che ci hai regalato e che farà parte di questa playlist, e grazie mille. Grazie a voi e grazie a te.